Ondata di maltempo in mattinata nella piana di Lucca, allagamenti a causa della pioggia forte. Nel pomeriggio una tromba d'aria a Piazza al Serchio danneggia i tetti di alcune abitazioni. Il caso Ciancarella a Montecitorio, il capitano dell'aeronautica il 10 novembre a Roma per incontrare la stampa. Ci sarà anche il vicepresidente della commissione antimafia Claudio Fava. Lucca si candida a capitale della cultura per il 2020, primo incontro oggi alla Fondazione Banca del Monte. Lo sport lucchese pronto a spiccare il volo, i rossoneri ospitano la quotata viterbese in un match condizionato dalla pioggia, Galderisi recupera Terrani ma perde Capuano, probabile il rilancio di Fanucchi. Le mura a Venezia, scontro ad alta quota al Palatagliate, uno dei big match della sesta giornata. Si gioca anche San Martino Schio, gara complicata per le biancorosse di Diamanti che cercano l'aggancio alle Lagunari. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. Il maltempo ha colpito duramente la provincia di Lucca, in mattinata la pioggia nella piana, nel pomeriggio una tromba d'aria che ha colpito Piazza al Serchio. E per sapere che cosa è accaduto esattamente ci siamo collegati telefonicamente con il sindaco di Piazza al Serchio, Andrea Carrari. Sindaco, che cos'è successo? C'è state delle forti raffiche di vento che hanno scoperchiato diversi tetti di diverse abitazioni in località Urra e in pratica c'è un po' di pericolo per quanto riguarda i comignoli e le gronde che sono traballanti. Stiamo facendo un sopralluogo con i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti, siamo in contatto con la protezione civile e stiamo verificando quelli che possono essere i danni sul territorio. Danni alle persone non ce ne sono stati? Per adesso no. Ci sono abitazioni inagibili? Stiamo aspettando il sopralluogo e poi dopo la verifica da parte del vigile del fuoco, però fino adesso no. E quante abitazioni più o meno sono state coinvolte? Uno è un condominio con 5-6 appartamenti, gli altri sono per 4 abitazioni. Grazie, buon lavoro. Niente, grazie. Questa è la situazione quindi in serata a Piazza al Serchio, in mattinata abbiamo detto nella piana di Lucca piogge abbondanti ed allagamenti, vediamo. La pioggia intensa della tarda mattinata ha provocato disagi a Lucca e nella piana. Nel capoluogo allagamenti in alcune strade dell'immediata periferia. Gli spalti delle mura sono finiti sott'acqua per l'ennesima volta al baluardo San Paolino e a Porta San Pietro, con la particolarità dei rifiuti galleggianti sull'acqua, ultima eredità di Lucca Comics. I maggiori disagi si sono però verificati nella piana, dove si è abbattuta una vera e propria bomba d'acqua. Allagamenti nella zona di via Pacconi e alla Guerrina a Porcari, luoghi purtroppo dove più volte negli ultimi anni si sono verificati fenomeni del genere. Sempre a Porcari è stato tagliato l'argine del rio Leccio per evitare esondazioni e per circa un'ora è stata chiusa al traffico la via Romana Ovest, impraticabile a causa dell'acqua che aveva invaso la carreggiata. Forti disagi anche in via Lombarda, a Marlia, dove i residenti hanno chiamato le forze dell'ordine perché la strada a un certo punto si è completamente allagata. Gli abitanti della zona denunciano il fatto che la strada molto spesso finisce sott'acqua in caso di forti piogge e chiedono provvedimenti al comune. Infine, preoccupazione anche a Verciano per il mancato deflusso dei fossi. Il meteo prevede che domani sia un'altra giornata caratterizzata dalla pioggia. Il codice arancione emesso dalla regione per temporali forti è valido fino alla mezzanotte di domenica. Adesso vediamo alcune immagini che ci sono state inviate da un nostro telespettatore che ci testimoniano un momento dell'esondazione del rio Leccio a Porcari. Eccolo qua, questa la forte portata dell'acqua del rio che è tracimata in alcuni punti, ad esempio quello che vedete in queste immagini. Per tutto il giorno gli operatori del consorzio di bonifica hanno lavorato per togliere il materiale di scarto dalle griglie dei canali irrigui, perché la forte pressione dell'acqua ha portato molta vegetazione e detriti che si sono poi accumulati rischiando di far tracimare fossi e torrenti. Si segnalano anche un albero caduto tra Vetriano e Colognora nel comune di Pescaglia. Sono intervenuti i vigili del fuoco e, come abbiamo già detto nel servizio,
l'allerta di colore arancione lanciata dalla regione, c'è anche per quanto riguarda la giornata di domani, nel corso della quale sono previsti temporali forti. Lasciamo questa pagina dedicata al maltempo, passiamo a parlare della questione del taglio, l'inquinamento da taglio che per tanto tempo ha provocato grossi disagi alla popolazione a Pietrasanta. Ci sono state delle indagini e adesso la Procura di Lucca ha emesso due richieste di rinvio a giudizio. Vediamo il servizio. La Procura di Lucca ha chiesto il rinvio a giudizio per due dirigenti di Gaia e ASL per lo scandalo taglio a Pietrasanta. A rischiare di finire a processo sono Francesco Di Martino, ingegnere responsabile del servizio acquedotto di Gaia, e Ida Aragona, ex direttrice del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 12. Il PM Lucia Rugani, dopo un sopralluogo di pochi giorni fa alle ex miniere Edem, ha chiuso le indagini, aperte due anni fa con l'esposto presentato all'indomani della prima ordinanza con cui il comune di Pietrasanta vietò di bere l'acqua di Val di Castello perché contaminata dal metallo pesante. Secondo l'accusa, i due dirigenti non avrebbero tenuto nella dovuta considerazione la segnalazione di ARPAT del 2013 che indicava, un anno e mezzo prima, la presenza di taglio. Sarà il GUP Giuseppe Pezzuti a decidere se aprire il processo o archiviare il caso. I comitati, sorti a Val di Castello, dove 30 utenze sono ancora senza acqua, si dicono fiduciosi che la magistratura faccia piena verità e individui eventuali responsabili. Ma intanto sollevano un altro caso, sforamenti record in un fabbricato del paese con 80 microgrammi al litro quando la soglia limite è di 2. Analisi eseguite due giorni fa, per conto dei comitati, dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, che oggi ha scritto al sindaco. Un metodo anomalo e poco opportuno, commenta l'assessore all'ambiente Simone Tartarini, ma ogni verifica, per vie ufficiali, sarà fatta a dovere, assicura. Gaia, da parte sua, conferma il massimo monitoraggio della situazione, dopo aver già eseguito lavaggi e sostituzioni di tubazioni a Val di Castello. Interventi che adesso i cittadini si attendono anche al Pollino e in centro storico, le altre due aree interessate dal taglio. Il caso di Mario Ciancarella, il capitano pilota dell'aeronautica che oltre 30 anni fa venne radiato per insubordinazione. Pochi giorni fa si è scoperto che la firma sul decreto di radiazione, la firma del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, era falsa, quindi il decreto era nullo. Ciancarella è stato ospite ieri sera dei nostri studi. Si parlerà anche alla Camera dei Deputati del caso di Mario Ciancarella, il pilota dell'aeronautica militare radiato nel 1983 con un decreto che, è stato accertato solo ora, non era stato firmato dall'allora presidente Pertini. Nel corso della trasmissione Dido, Ciancarella, la moglie Luciana Luciani e l'avvocato Mauro Casella hanno annunciato che il 10 novembre a Montecitorio ci sarà una conferenza stampa sulla sua clamorosa vicenda, alla quale parteciperanno anche il vicepresidente della Commissione Antimafia, Claudio Fava, e il deputato PD Davide Mattiello, componente della stessa commissione. L'intento è quello di dare un nuovo impulso alla ricerca della verità sul disastro aereo di Ustica del 1980, nel quale morirono 81 persone, una tragedia che si lega a doppio filo con la storia di Ciancarella. Nel corso della trasmissione a Noi TV, il capitano ha raccontato dei suoi tentativi di far luce su Ustica, di come venne arrestato un mese dopo la strage con l'accusa di insubordinazione e della violenza sessuale subita durante la prima notte in carcere a Roma. Chi nell'esercito voleva farlo fuori, però, dovette inventarsi la firma falsa di Pertini perché il presidente, che già aveva conosciuto Ciancarella, la radiazione forse non l'avrebbe sottoscritta. Per trovare un avvocato che lo aiutasse a dimostrare che la firma era falsa, però Ciancarella ha raccontato di averci messo 17 anni. Nessuno voleva occuparsene. Emblematico il comportamento di un legale viareggino che inizialmente aveva accettato il caso. Appena ricevette la perizia di parte che diceva che si trattava di un falso, ritenne esaurito il suo mandato. Ora io non so se le due cose possono essere combinate, però sta di fatto che aveva ricevuto due telefonate pesantemente minatorie da un capitano, da un colonnello dello Stato Maggiore. Lei è certo di questo? Sono certo perché me l'ha detto lui.
Intanto la sentenza sulla falsa firma, un risultato, l'ha già raggiunto. I familiari di Mario Dettori, addetto al radar di Poggio Ballone la notte del disastro di Ustica, hanno chiesto la riapertura delle indagini sulla morte del loro congiunto, trovato impiccato ad un albero nel 1987. Fu Dettori, dopo l'esplosione dell'aereo, a telefonare impaurito a Ciancarella e a dirgli la frase «Capitano, siamo stati noi». Lucca, capitale italiana della cultura nel 2020, il progetto è stato lanciato questa mattina alla Fondazione Banca del Monte. Sfida lanciata per Lucca, capitale italiana della cultura 2020. Stamani nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte c'è stato il primo incontro per parlare della candidatura lucchese. Al tavolo il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci, il segretario generale Giuseppe Bartelloni, l'assessore al turismo e alle attività produttive del comune Giovanni Lemucchi e il direttore della Camera di Commercio Giorgio Bartoli. In sala rappresentanti degli enti locali e delle categorie economiche. Il presidente ha detto che l'impegno della Fondazione è quello di offrire spazi e momenti perché cresca un movimento, un comitato che faccia propria questa sfida, che inizierà nell'aprile 2017, quando è attesa l'uscita del bando nazionale. Abbiamo raccolto praticamente noi un'istanza che abbiamo sentito arrivare da diverse associazioni, quella di fare qualcosa per la cultura lucchese. Non è che manchi a Lucca la cultura, anzi, proprio perché riteniamo che Lucca è ricca di cultura è ricca nella mentalità della gente, ma è ricca nel patrimonio artistico che ha a disposizione, è ricca nella storia che ha alle sue spalle. Quindi ecco, tutto questo patrimonio, questa dote che ci ha, a qualcuno e anche a noi per la verità, è venuto in mente se c'era la possibilità di fare un percorso ambizioso, per carità, difficile, lo sappiamo, un percorso che porti al riconoscimento di questa cultura che abbiamo nella nostra città, al riconoscimento di Lucca come capitale della cultura. Andiamo a Vagli Sotto, in Garfagnana. Ieri pomeriggio c'è stata l'inaugurazione del monumento ai caduti in guerra. A Vagli, come l'ha dimostrato oggi, c'è una grande partecipazione. Abbiamo voluto significare con questo monumento l'attaccamento alla nostra patria, all'Italia. Oggi abbiamo fatto un monumento riportando anche i cittadini morti di Arni, così Vagli Sopra, Roggio e Arni, perché fino al 1929 questa frazione era del nostro comune. Siamo orgogliosi, abbiamo rimesso almeno da morti insieme tutti i vaglini. Sempre meno gente, purtroppo, alle celebrazioni del 4 novembre. Un'eccezione però c'è stata a Vagli, dove in occasione della cerimonia c'è stata l'inaugurazione del monumento ai caduti, alla presenza di tante persone. Oltre alle autorità e alle associazioni militari, c'era anche la Filarmonica Puccini di Vagli, che ha animato la manifestazione eseguendo i brani adatti alla ricorrenza. Il nuovo monumento ai caduti è di marmo bianco, leggermente venato. La materia prima è stata fornita dalla cooperativa Puana di Vagli. Il monumento è stato realizzato con una tecnica innovativa dalla ditta Balducci Marmi, su un disegno dell'artista Stefania Cecchi. Il soldato si ferma, onora, saluta i caduti e si rivede spoglio delle sue vesti. Questo può rappresentare la morte o la libertà. La manifestazione si è aperta con l'alza bandiera e la deposizione della corona ai caduti. Poi i saluti istituzionali e a seguire Padre Marco ha benedetto l'opera dopo aver sottolineato l'importanza del ricordo che passa anche per mezzo di simboli come i monumenti alla memoria. E il sindaco Puglia, dopo aver ringraziato i partecipanti, ha letto tutti i nomi dei caduti, con il pubblico che a ogni nome ha risposto presente. Da Castelnuovo ci fanno sapere che nonostante la pioggia è confermato lo svolgimento della manifestazione Garfagnana Terra Unica, in quanto buona parte della manifestazione si svolge all'interno della Tensu Struttura, dove nella giornata di domani, domenica 6 novembre, sarà possibile mangiare i prodotti che caratterizzano le sagre in Garfagnana nel periodo estivo. Quindi appuntamento confermato con Garfagnana Terra Unica domani a Castelnuovo.
Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di domani sera su Noi TV alle ore 20 con Parlando con, ospite lo storico del cinema Giuseppe Stefanelli. Si parlerà di un docufilm sul Volto Santo che venne girato a Lucca nel 1948 e proiettato senza grande fortuna nel 1949 con la consulenza di un grande storico lucchese, Eugenio Lazzareschi, e la regia di Andrea Forzano. Questo docufilm è stato riscoperto e restaurato. Ovviamente, prima di chiudere, l'appuntamento settimanale con la rubrica Parla il Vescovo. In questi giorni, come tutti voi, ho cercato di osservare, anzi di mettermi dentro quella fiumana dei giovani arrivata ad ogni dove per la festa dei comics. Io l'ho osservati questi giovani, ho cercato di osservarli nei volti, nei cuori, nei comportamenti, e cosa ho visto? Intanto il grande desiderio di festa che avevano nel cuore, che hanno creato una vera festa, e poi la loro compostezza. Sì, se per strada uno sbatteva sull'altro, che era normale, e loro, scusa, era vicendevole, bello. E poi anche la loro pazienza, no? Cioè il far le fila da panini alle biglietterie, cioè tutto sommato, quale volto dei giovani è venuto fuori a Lucca, che è un test importante, il volto dei giovani non che cercano trasgressione ad ogni costo, il qualunquismo. E allora questo ci fa riflettere, perché credo che va favorito questo. Ed ecco ancora l'accoglienza della nostra città, questo è stato importante, davvero la nostra città è una città accogliente, malgrado qualche disagio, accogliente Lucca verso tutti, ed ecco ancora le nostre parrocchie hanno creato accoglienza, la città, la parrocchia del centro storico in particolare, Don Lucio, ha messo tutte le stanze che aveva nelle canoniche a disposizione, questo è un segno bello, ma anche io, qui in casa mia, come vedete, ho accolto tanti giovani, almeno una ventina, dappertutto, no? A me ci è rimasto la camera e lo studio, ma questo è stato bello, cosa ho imparato? Per esempio, gli ho riempito il frigo, no? Le relazioni fra loro, il cenare, il pranzare insieme, ma nel frigo ho trovato questo messaggio su questa scatola: per favore, se avete altre scelte, preferite quelle a questi burger, non mangiando carne sono una risorsa importante, e ci sorride. E poi però, che io ho detto, ma che roba strana che è questa qui. Poi dopo, successivamente, uno dei ragazzi, dei suoi amici, ha scritto: a noi piace la ciccia, nostre porcherie qua, insomma, no? Ecco, questo per dire che lo stare insieme ci arricchisce, ci fanno conoscere la diversità. Diciamo grazie ai giovani che sono venuti a Lucca, perché davvero ci hanno portato anche una festa e un nuovo modo, ecco, di arricchirci della loro esperienza. È tutto, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.